Ciao ragazze, allora oggi video sui preferiti del mese, siamo a fine novembre ormai e quindi come mio solito video sui preferiti del mese, ovvero tutti quei prodotti che ho utilizzato maggiormente nel mese di novembre. Inizio subito perché sono diversi prodotti. Anche questo mese qui come base viso ho utilizzato questa qui della Fusion Beauty per il semplice fatto che voglio finirla, ovvero ho iniziato una sottospecie di progetto per smaltire i prodotti, scusate la sottospecie di questo brufolozzo, però non, lo so, è bruttissimo, ma non sono riuscita a coprirlo adeguatamente. Dicevo, ho in programma questo progetto per smaltire i prodotti, ovvero voglio concentrarmi su dei prodotti che stanno per finire, voglio terminare e quindi smaltire i prodotti. Principalmente voglio fare questa cosa qui con i fondotinta, perché ne ho tantissimi e questo qui faceva parte insomma di quel progetto perché è un prodotto molto valido per carità, però non lo ricomprerei. Questa qui l'ho vista sul sito di Sephora America, non so se c'è anche sul sito di Sephora Italia, però è un prodotto che tende a seccarsi. L'anno scorso era bello, una mousse cremosa, questa qui è una base illuminante viso. Quest'anno invece ho trovato che si è seccato molto come prodotto e si è fatto un po' pastoso. Tra l'altro l'erogatore si è rotto. Vi faccio vedere, come potete vedere, è uscito un pochettino di prodotto, è molto molto pastoso e ho difficoltà davvero a stenderla su tutto il viso ed è questa base qui. Poi l'erogatore, come potete vedere, più di questa quantità di prodotto non esce. Cioè, il prodotto c'è ancora perché piano piano esce, però per tutto il viso, insomma, non è. Non lo so. Ha un packaging poi, tra l'altro, che non ti permette di prelevare il prodotto all'interno perché è tutto in plastica. Non lo ricomprerei, non per il prodotto perché. Quando insomma è utilizzabile, cioè quando l'ho comprata era ottima, cioè molto cremoso, si stendeva bene. Passato un po' di tempo tende insomma a seccarsi e questa cosa non mi piace. Lo so, non è un prodotto vero e proprio, cioè non è prodotto terminato, quindi, perché comunque un altro po' di prodotto esce, però me ne esce tanto, cioè per tutto il viso è davvero troppo poco. Quindi è tra i prodotti finiti, tra l'altro devo girare il video dei prodotti finiti perché sono davvero tanti. E la mettiamo da parte. Poi vi faccio vedere la cipria che ho utilizzato di più questo mese, che è questa qui della Physian Formula, che già vi ho fatto vedere nel video tag Potere del Packaging viene a me. È una cipria molto bella perché è una cipria illuminante per il viso. Come potete vedere, si vedono insomma i riflessi molto luminosi e molto discreti sul viso. Infatti, non fa quell'effetto glitterato sul viso che è bruttissimo. Ma tende proprio ad illuminare l'incarnato in modo molto naturale, mi piace tanto. E questa è la tonalità beige. Vi faccio vedere. Come potete vedere, è molto molto luminosa, dà davvero un bel effetto sul viso. È questa qui. Molto luminosa, molto, molto bella davvero. Se avete la possibilità, magari come me, di farvela spedire da un vostro parente, spero che non vi capiterà mai l'episodio che mi è successo con questi prodotti qui. Al limite vi lascio il video della Physian Formula, dei prodotti Physian Formula qui. Spero che non vi capita lo stesso episodio che è successo a me, che me l'hanno fermato alla dogana, però vi straconsiglio di acquistare questi prodotti qui perché sono molto molto validi. E la tonalità è quella beige, c'ho anche la più scura, però per l'inverno è più indicata, cioè per l'inverno qua fa ancora caldo, per l'autunno è più indicata questa qui perché comunque mi sono sbiancata. Poi un altro prodotto che ho strautilizzato, l'avrete già visto in tanti altri miei video, è il blush della Kiko della collezione Lavish Oriental. Ed è quello lì, oddio, ma mi cadeva tutto. Ed è quello lì in crema
che poi una volta steso sul viso diventa in polvere. È bellissimo, il colore è modulabile, vi faccio vedere. Questo è il colore, vedete come scrive? Faccio uno sbozzo qui. È questo rosato aranciato molto molto bello. Vedete, è molto molto bello. Si stende benissimo, tra l'altro, e non fa quell'effetto pagliaccio. Molto bello, molto valido come prodotto. Sinceramente spero che la Kiko lo ripropone anche nella collezione normale, anziché queste collezioni limitate, perché è un prodotto molto valido. E sono 6 grammi di prodotto per una scadenza di 18 mesi. Davvero molto buono ed è tra i preferiti del mese di novembre. Si può dire che la maggior parte dei trucchi che ho realizzato, cioè questo mese qua, ho utilizzato questo blush perché è troppo troppo bello e poi ne basta davvero poco. Questo mese qui ho utilizzato tantissimo anche queste due BB cream. Questa qui la sto utilizzando per disperazione perché la voglio finire. È davvero pessima, fa un viso molto lucido, non mi piace molto, non si assorbe bene sul viso. Questa qui mi piace tanto, ve ne ho già parlato, ed è quella per pelli miste e grasse. Io non ho la pelle mista e grassa, però mi piace perché dà veramente un effetto mattificante sul viso e poi si asciuga subito, uniforma bene l'incarnato. Mi piace davvero tanto questa qui. Questa invece è pessima, però come vedete è un prodotto che tra quelli che insomma mi devo impegnare a finire perché è pessima davvero, non mi piace, non so davvero come fare. Tra l'altro sentite, cioè il prodotto c'è, se premo ancora più forte. L'altra volta praticamente cosa è successo con questa cosa? Questa è un'altra cosa che io odio di questo prodotto, a parte il fatto che non è buono, non è buono proprio, non è buona la BB cream proprio, ma una volta che sta per finire questo tubetto e voi c'è ancora del prodotto all'interno e voi premete, praticamente l'altro, che cosa è successo l'altro giorno? Il prodotto si è fatto tipo una botta, è andato a schiantare, cioè mi ha fatto tutta la televisione. Oh, sporca di BB cream, non vi dico come stavo incazzata per questa cosa. Anche il packaging, insomma, fa veramente schifo. E questo coso qui, mentre quell'altra, questo sottospecie di insomma di coso, non so come chiamarlo, comunque mi avete capito. Mentre nell'altra BB cream c'è il dosatore, che è molto molto più comodo a mio avviso. A parte che è molto valida come prodotto, questa qua non ve la consiglio proprio, è davvero scena. Comunque, questa qui la uso per disperazione, quindi è tra i preferiti per questo motivo qua, perché voglio finirla, ma non perché sia ottima. Questa qui mi piace e l'ho utilizzata tanto. Poi ho utilizzato tantissimo questa spugnetta qui, che quando mi deciderò a girare il video ve ne voglio parlare meglio. È una spugnetta che ho scelto dal sito della Born Pretty Store e sinceramente non gli avrei dato un centesimo a livello di qualità e come stende il fondotinta, ma è stato insomma, i pennelli li ho abbandonati e sto utilizzando solo questa spugnettina qui, che è comodissima perché riesco a stendere il fondotinta, vedete, anche nelle zone. Riesco pure a picchiettare pure bene il correttore, mi piace tanto, dà una stesura del fondo molto naturale ma modulabile. Per una maggiore copertura vi consiglio di picchiettare il prodotto e facendo insomma questi movimenti circolari. È molto buona, poi ve ne parlerò meglio, vi farò un video sia di questa spugnettina qui che dei pennelli quando avrò un po' di tempo, abbiate pietà, vi devo fare un sacco di video, però il tempo è quello che è. Poi tra poco mi strozzo. Ovviamente tra i preferiti di questo mese c'è la Naked 2, l'ha utilizzato tantissimo. Si può dire che questo mese qui la maggior parte dei trucchi l'ho fatti con questa palette. Io la stra-adoro, la straconsiglio e niente, insomma, questa è
tra i preferiti del mese. Ci ho realizzato dei trucchi davvero molto belli, la qualità è meravigliosa, mi dà ogni giorno grandi soddisfazioni e niente, non ho altro da aggiungere. E sempre della Urban Decay ho utilizzato anche questo glossino qui. L'unica pecca è che ho notato se andate a mettere un prodotto un poco più abbondante di quantità, cioè, è molto appiccicoso, però dà davvero un bel effetto sulle labbra, davvero le labbra ha un effetto rimpolpante questo qui. E ho notato che davvero le labbra si ingrossano, pizzica un pochettino, devo dire, però l'effetto è molto carino. L'unica cosa che consiglio è di prelevarlo poco prodotto alla volta e stenderlo bene, perché altrimenti vi si impiastriccia tutta la bocca e diventa pure appiccicatriccio e non mi piace. Va steso bene. L'applicatore purtroppo è quello che è, perché ora ve lo faccio vedere. È questo cosettino di plastica che io li odio e li detesto, però ci accontentiamo. A me l'odore piace tanto, a molti insomma non può piacere, però la menta a me piace e come prodotto non è male. Devo dire la verità, non comprerei il full size, però lo sto utilizzando perché comunque è carino, poi si può trasportare tranquillamente in borsetta perché è proprio piccolino, mi fa tanta tenerezza. L'ho dimenticato di inserirlo nel video dove il potere del packaging viene a me perché è davvero delizioso, guardate il tappo. Quanto è carino. Va bene, passiamo avanti sempre per come prodotti labbra. Questo mese qui ho utilizzato tantissimo questo gloss di Kiko, questo qui, Lilla, che è il 14. Il 14 è questo qui, è della linea Extra Volume, che questo mese qui Kiko aveva in saldo a 3 euro e questo gloss vi dico che è bellissimo. Innanzitutto è come proprio lo vedete dalla confezione, è questo viola con riflessi fucsia stupendi. Dura a lungo ed è uno tra i migliori gloss che ho provato di Kiko. Ho provato anche quelli lì nel tubettino lungo, però non mi piacciono molto, sono molto appiccicosi. Questo qui è davvero un ottimo prodotto, infatti lo ricomprerei altre tonalità quando li rimetterei in saldo, perché l'ho pagato 3 euro, prezzo pieno 7,90. Sinceramente, se li rimette in saldo ne faccio scorta di questi qui perché sono davvero molto belli e hanno anche un profumo gradevole. Non profuma tantissimo, a me piacciono i gloss che profumano tipo di caramella, però è un profumo gradevole, molto delicato. Poi un altro prodotto labbra è la tinta, la Super Stay 10 ore Tint Gloss della Maybelline New York. Questa qui l'ho desiderata tanto, l'ho trovata in saldo in offerta da Acquestapone e l'ho comprata. Mi piace tanto, dura tantissimo. Anche una volta che mangiate, insomma, e avete questa qui su, rimane sempre quell'alone rosso. Non vi fa il bordo delle labbra rosse e al centro niente, tutte le labbra vi resta sempre quell'alone rosso colorato, quindi è un ottimo prodotto. Poi basta che, insomma, che andate a ritoccare un pochettino col pennellino, è davvero buona. L'unica cosa che vi ho detto anche quando nel video haul è che fa un poco senso quando non senso, strano, quando l'andate ad applicare, perché è molto viscida, sembra, non so come spiegarlo, è fredda e viscida. Però è carina, ha questo comodo applicatore che permette, vedete, l'applicazione cioè un'ottima applicazione del prodotto. Ovviamente state attenti nei bordi, perché se vi macchiate la pelle con questa tinta qui non va via manco se pregate Abdullah. Non so chi sia Abdullah, comunque ci siamo intese. Poi un altro preferito del mese, anche questo mese perché se non sbaglio l'ho messo anche nell'ottobre, è questo mascara della Essence, il Multi Action, perché voglio finirlo per provare quello con la nuova formulazione, l'Extra, oddio, ma me lo davo nell'occhio,
l'extra black. Mi piace tanto, comunque è un mascara che andrei a ricomprare, ve l'ho sempre consigliato, ne ho sempre parlato bene. Lo sto utilizzando perché voglio finirlo, anche perché ce l'ho da tanto tempo, ho paura che si secca e poi mi dispiace, insomma, buttare prodotti nuovi. E niente, dopo questo prodotto qui direi che abbiamo terminato. Questi sono stati i prodotti preferiti del mese, quelli che ho utilizzato di più, utilizzato tutti i giorni, quasi tutti i giorni. E fatemi sapere quali sono stati i vostri preferiti del mese. Vi chiedo sempre un video risposto oppure tra i commenti, mi fa piacere, lo sapete. Io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Prima di chiudere, volevo farvi vedere questo trucco qui che ho indosso. L'ho realizzato con la palette di The Balm che sto amando e tra l'altro ho deciso di farvi una recensione nei dettagli di quella palette perché ho visto sia sul tubo che sul blog, volevo insomma conoscerlo un po' di più, sapere opinioni da altre ragazze eccetera eccetera, però ho notato che di quella palette lì, perché è nuova, è uscita a settembre 2012, non c'è nulla se non recensioni in inglese, sia sul tubo che su blog, oppure c'è qualche recensione in italiano, però non è molto accurata, insomma. Ho visto che molte di voi sono interessate ai prodotti di The Balm e ho deciso, insomma, di farvi la recensione di quella palette lì. Fatemi sapere, insomma, se vi può interessare il video. Io ora veramente vi mando un forte bacio. Ah, mi sono scordata. Queste sono le unghie di novembre. Ho scelto questo verdone che va tantissimo con l'anulare glitterato, con il gel e le paillette, se si riescono a vedere, solo sulla punta, sempre dorate, tinta su tinta. So che insomma a molte di voi piacciono le mie unghie, vi ringrazio tanto e ve lo volevo far vedere. Adesso veramente è tutto, vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!